What's up, Fede? Sono qui col mio virilissimo collarino rosa e questo mega pacco che mi è appena arrivato da Get Blaster. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Magari con la scusa mi faccio anche due trick. Pesantissimo. Vieni. Cane. No, cane. Oh, Dio santo. Andiamo. Scatolone, devo fare l'unbox. Devo fare l'unboxing. Vai. Bellissimo. Tavola. Ho questa per ora. La Santa Cruz che avevate visto su Instagram se n'è andata, ci ha lasciato, basta, è durata poco. Tra l'altro, se mi seguite su Instagram sapete che fine ha fatto, sapete perché. Ve lo consiglio perché ho fatto tipo una mini rubrica dove vi spiego magari qualche prodotto, qualche disavventura. Ci vediamo. Questa me l'ha regalata Ricky, non so se vi ricordate di Ricky, adesso è diventato fortissimo, mi fa il culo a strisce. Ah, devo prendere un tagliarino. Ma no, uso il track. Ormai è buona regola non aprire il box con un tagliarino. Mi è venuta la malsana idea di skateare questa scatola. Io a farci qualche ollie. L'avete visto il video delle Jocelyn? È qua, qua l'ho trovato. Buffering per mettersi un paio di scarpe. E non so perché sto skateando con dei calzini corti. Di norma li skateo sempre lunghi. Burger! Burger! Dio! È gomma! Circa una settimana fa ho smesso completamente di fare flip. Io il mio kickflip. Oh. Sento poter riappropriarmi di questo trick dopo 6 anni. No. Devo chiudere per una questione di principio, guys. Ho smesso di farlo settimana scorsa. 6 anni che l'ho sempre fatto, sempre male. Una settimana fa, da un giorno all'altro, lo facevo sempre. Basta, finito. Così, senza motivo. I can do this. I feel it. Posso richiudere chi? Ah! Io vi vedo già! Che commentate! Sfigato, non sai fare kickflip, mi so. So fare triple, so fare nolly 3, nolly flip. Flip è l'unico trick che non mi è. Oh shit! Vedi i consigli dei maestri. Oh! Minchia, pensa a farci backtail. Oh no! Vedi che non era una cattiva idea aggiungere un po' di pepe. Oh, oh, oh.
Yoshi! No, non era questo! No, a forza di fare il cretino e non saper skateare e prenderlo in pieno si aprirà! No! Provo un backtail! Io sto chiedendo pietà per la roba che c'è dentro. Sì. Facciamo. Oh mio Dio. Ok, Nick, se muoio è colpa tua. Ci volerà come un ghiaccio su Minecraft. Per il content, non per me, per il content. La posa è bella. Sono due completi. Dai, ma voglio chiuderlo. No! Ok. Bello. Buttalo via. Cruiser, ghetto blaster. Però questa pellicolina. Però non è male, dai, è carino. Cruiser. Dimensioni giuste. Ci fai anche qualche trick. Carino, carino. È un cruiser, bello. Lo userò per andare a scuola. Oh sì. Queste mi servono tra un po'. Questi sono i cuscinetti Ghetto Blaster a Bec 9, credo. Andranno mega veloci, spero. Li provo. E queste le Ghetto Blaster da 53 mm, che a quanto mi dicono... Sto facendo veramente un video in queste condizioni. A quanto mi dicono sono praticamente di qualità entry level di Bones, quindi dovrebbero essere delle grandi ruote. Anche quelle le monterò sul prossimo setup. Però qua c'è della roba che io non me ne faccio niente. Ovvero un completo con tutti gli adesivi. Questo è figo. Avevo già visto i completi. L'avevamo unboxato un completo un po' di tempo fa. Questi sono ottimi per i principianti. La qualità è chiaramente una entry level. E poi c'è anche questo. La grafica è divertente. Mi sembrano delle buone soluzioni per chi vuole iniziare. Molto probabile che questi skate arrivino tra le vostre mani. Ci vediamo da qualche parte. Organizzo un giveaway su Instagram, non lo so, qualcosa faccio, quindi state attenti in queste settimane. Grazie Ghetto Blaster, mi è piaciuto skateare il vostro pacco e distruggere il contenuto all'interno, ma mi sembra tutto integro. Se siete interessati a comprare uno skateboard perché state iniziando a skateare, oppure vi serve del materiale che non costi troppo ma che abbia una qualità accettabile, sul sito di Ghetto Blaster, utilizzando il codice PUSHING10, così come su Downtown, ve lo ricordo sempre, avete il 10% di sconto su tutto. Quindi fateci un salto, se vi serve qualcosa, hanno anche dei vestiti carini. Mi raccomando, dateci un occhio. Il link è in descrizione, il codice PUSHING10. Sulla mia tesi che ci sta. Prenderò l'Olimpiadi. Sì, sì. Ok, ci prenderò l'Olimpiadi. Sì, sì. Troppo silenzioso. Perché ha le ruote morbide. Primo impatto. Va. Va.
Cioè, l'ho fatta bene, bisogna vedere quanto dura nel tempo. Esatto, quello che dico anch'io, il legno soprattutto. L'ho fatto bene, l'ho fatta bene. Però ci stava bene. 3 su 3, grazie Nick. Insomma, tutti abbiamo avuto una buona impressione, siamo in 4. È una tavola per principianti chiaramente, quindi non ci si può aspettare che abbia una qualità da skater avanzati, che resista a urti estremi. Però per iniziare, se state iniziando a skatare, siete all'inizio, è carina, è carina. Se vi serve materiale per iniziare a skatare, Ghetto Blaster, tutto in descrizione, raga. Spero che il video vi sia piaciuto, vediamo al prossimo. Guarda che bel triplet.